Come ogni anno l'Aquila ha ricordato il sacrificio dei 9 martiri aquilani con l'omaggio della municipalità scandito da diverse iniziative che si sono snodate tra il cimitero, l'ITIS, la caserma Pasquali, piazza 9 martiri e il sentiero di Madonna Fore. Si tratta dell'81esimo anniversario dell'eccidio. Il 23 settembre del 43 furono uccisi da un plotone composto da fascisti e nazisti 9 giovani aquilani, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, fucilati proprio all'interno di quella che oggi è la caserma Pasquali. In quel tempo molti ragazzi aquilani si unirono alle truppe partigiane locali, tra questi 9 martiri che la sera del 22 settembre decisero di dirigersi verso le montagne di Colle Brincioni per unirsi al generale D'Inzillo e ai suoi uomini. Vennero scoperti e catturati dai tedeschi vicino al convento di San Giuliano e portati nell'attuale caserma per essere giustiziati. Una strage che in un primo momento fu tenuta nascosta alla popolazione. Le salme furono ritrovate solo il 14 giugno del 44, il giorno dopo la liberazione della città, e furono ricomposte nel cortile della scuola dei Amici in centro. I funerali si svolsero il 18 giugno del 44. Essenziale far conoscere agli studenti la storia e coinvolgerli in queste iniziative, spiega il sindaco. Doveroso il coinvolgimento delle giovani generazioni, è significativo perché la memoria serve non come esercizio retorico ma come insegnamento per il presente e per il futuro, ed è per questo che l'anno scorso, in occasione della ricorrenza dell'ottantesimo dell'eccidio, abbiamo voluto raccontare con un linguaggio moderno, quello del teatro, il processo ai 9 martiri e la loro storia, proprio per cercare di condividere con i giovani, con un linguaggio a loro più vicino, perché attraverso la memoria si costruisce l'identità di una comunità, e una comunità consapevole è una comunità più forte e più coesa.